Ciao ragazzi, ciao a tutti, buona domenica. Ieri no, non, non ci siamo visti, ma per un motivo mh, ho abbastanza deciso, ma ve l'ho già detto più volte, durante questa pausa mondiale di fare delle chiacchiere tranquille o di intervenire se c'è veramente bisogno di parlare di un argomento davvero caldo, perché io credo che fare video tanto per fare non abbia minimamente senso, ma allo stesso tempo se ho tante cose per la testa come in questo caso mi piace mettermi qui davanti alla telecamera e parlarne un po' insieme a voi infatti in questo video guardatelo proprio come un video domenicale di relax più totale ascoltatelo mentre che ne so preparate il pranzo della domenica o la cena della domenica ci sono diverse cose che ho pensato durante questi due giorni, tra appunto quarti di finale del mondiale e tra alcune notizie lato Juve. Eh, vorrei partire dai mondiali per lasciare un attimo la Juve eh, verso la fine. Intanto abbiamo le prime quattro classificate alla Coppa del Mondo e eh, quindi complimenti alle quattro nazionali più forti di questo 2022. Martedì si giocherà Argentina contro Croazia e invece mercoledì ci sarà un Francia-Marocco che veramente era probabilmente impronosticabile, un po' da tutti, eh, ricordo che all'inizio del mondiale quando si parla del Marocco, eh, addirittura Sky dicevano che c'erano dei ragazzi marocchini che, che non erano felici del girone ma puntavano direttamente a vincere il mondiale e ricordo di averci riso sopra, invece in questo momento mi fa un po' meno ridere perché non credo che comunque il Marocco riuscirà a vincere il mondiale, però eh, sai, quando arrivi in semifinale poi tutto può accadere, eh? Quindi è assolutamente una candidata. E abbiamo la possibilità di replicare una finale, la finale dell'ultima edizione, quindi Croazia contro Francia, anche in questo caso non me lo immaginavo, pensavo che la Croazia potesse avere un destino diverso da quello che poi effettivamente ha avuto, ha eliminato il Brasile, e fa anche sorridere pensare ai vari Vangala, ai vari Tite, Luis Enrique, probabilmente me ne sfugge anche un altro, tanti CT che dopo il Mondiale hanno perso il loro incarico. Eh, insomma il calcio da sempre è una, una carnificina di allenatori Le nazionali sono addirittura qualcosina in più però intanto iniziano a liberarsi diversi allenatori interessanti hai ah, anche quello del Portogallo, diversi allenatori interessanti che in questo momento magari per qualche squadra che sta cercando un rimpiazzo in panchina possano diventare delle occasioni Luis Enrique è un signor allenatore vedremo dove, dove andrà il prossimo anno se troverà addirittura eh, in corsa una squadra che... che è disposta a tesserarlo, vediamo. Non mi sembra l'allenatore da prendere in mano un progetto al volo in corsa, però chissà, può essere. E c'è Ronaldo. Ronaldo, quindi il mio sogno di vedere questa finale tra Argentina e Portogallo è svanito. Io sognavo questa, questa cosa qui, mi sarebbe veramente piaciuto vedere questa cosa qui, eh, la fine di, di un'era. Di un'epoca, ma io sono un sognatore, sono sempre stato un sognatore anche lato sportivo e quindi mh, ci ho sperato, ci ho creduto anche vedendo come si incastrava il tabellone a una finale. Ronaldo Messi, della Last Dance, non sarà possibile. La mia nuova finale da sogno, invece, è anche quella più difficile in questo momento, e quindi Croazia contro Marocco, sarebbe una finale di Coppa del Mondo clamorosa. Veramente clamorosa, una, una mosca bianca all'interno di tanti mondiali. Un po' come la mosca bianca, sono i mondiali in inverno e quindi Marocco contro Croazia diventa la mia nuova finale da sogno perché io appunto sono un sognatore e cerco sempre qualcosa che possa passare alla storia quando non si tratta di Juventus o d'Italia e non ci siamo né noi né loro e quindi è così. Anche se significherebbe eliminare tutti i giocatori della Juventus rimanenti perché dopo l'eliminazione del Brasile sono rimasti soltanto Paredes e Di Maria e appunto rabbione la Francia. La Francia non mi sta particolarmente simpatica da sempre. L'Argentina dopo la vittoria dell'altra sera contro l'Olanda un po' meno, è certo qualcuno potrà parlare di pasta asciutta dopo Wembley, ma mh, insomma, capite che sono quelle classiche cose da campo che ne fai parte ne vedi in un modo, non ne fai parte ne vedi in un altro. So in primis io di essere probabilmente un po' ipocrita a dire una roba del genere però posso anche farci poco mi ha abbastanza disturbato quella scena dell'Argentina che non significa che sia qui a dire eh, oh, bah, bah, puntando il dito però un pochino di fastidio me l'ha provocato e questo voglio condividerlo insieme a voi voglio sapere anche un po' la vostra opinione quindi tre giocatori della Juventus al Mondiale, non c'è più CR7 c'è Messi che sta trascinando davvero l'Argentina e quindi potrebbe finalmente trovare quel Mondiale che insegue da tanto e rimuovere quella critica del Messi, sì, ma in nazionale perché in questo momento Messi veramente ha fatto il suo mondiale. Ha fatto il suo mondiale. Partita sbagliata, probabilmente quella con la Polonia, dove sbaglia anche il rigore dove lo para Szczesny, per il resto mi è sembrato sempre abbastanza determinante all'interno delle partite dell'Argentina. Quindi mh, penso che, che l'Argentina e la Francia siano le due candidate numero uno ad alzare la Coppa del Mondo. Ma ribadisco, ad oggi la mia finale da sogno. E Croazia-Marocco tutto al più, Croazia-Francia perché sarebbe una rivincita dell'ultima Coppa del Mondo con la speranza che possa poi alzare la Coppa del Mondo la Croazia, senza più Manzukic, che aveva fatto gol e autogol in finale, quindi sarà interessante poi vedere come andrà a finire, però la Croazia non l'ho vista molto bene col Brasile, devo dire la verità. Così come non ho visto molto bene il Marocco col Portogallo, però poi alla fine sono passati loro eh, e quindi... Squadra pericolosa per il Marocco, eh. Cioè, contropiedi veramente fulminei, una velocità, una progressione incredibile, sembra, io ho giocato tanti anni negli, negli amatori e tanti anni avevamo dei ragazzi marocchini che venivano a giocare insieme a noi e hanno proprio quello stesso stile di gioco, cioè il voler sempre puntare l'uomo, il voler sempre correre tanto con il pallone ho rivisto molto tanti dei ragazzi con cui ho giocato in questi anni nelle partite del Marocco soprattutto ieri col Portogallo dove è stato veramente un, un contropiede dopo l'altro quindi eh, una gran sorpresa, davvero una gran sorpresa la finale Croazia-Marocco in questo momento è il mio sogno con quello che è rimasto al mondiale. Parliamo di Juve, perché adesso abbiamo parlato 5-6 minuti di mondiale, ma vorrei anche fare due chiacchiere sulla Juve perché stamattina ho scoperto una cosa in realtà la sapevo già, cioè sapevo che Juventus avrebbe fatto un amichevole con l'Arsenal, ma non sapevo eh, la data ufficiale, invece l'ho scoperta stamattina, e sarà il giorno prima della finale di Coppa del Mondo. La finale di Coppa del Mondo è domenica 18. La Juventus invece sabato 17 gioca a Londra contro l'Arsenal. Provo anche a darvi l'orario alle ore 19. Quindi sabato prossimo, tra, tra sei giorni, Juventus avrà questa amichevole con l'Arsenal, eh, perché ci dovremo poi preparare. No? Sabato prossimo, appunto, sarà il 17, noi giochiamo il 3 di gennaio, capite bene che poi sta lì con in mezzo il cenone di Natale il cenone di Capodanno e poi basta immagino per loro, però ci siamo ieri c'è stata anche una sorta di amichevole in famiglia dove Moise Ken si è portato a casa una tripletta, quindi Ken che secondo Romeo Agresti si è ripresentato tirato a lucido esattamente come aveva fatto quest'estate e abbiamo visto nell'ultima parte di campionato che Ken stava iniziando veramente a raccogliere i frutti del suo lavoro, magari anche personale non solo all'interno di Juventus, quindi speriamo che possa ripartire con il piede giusto, anche perché Vlaovic, ricorderete, veniva da una pubalgia, durante il mondiale ha giocato poco, quindi adesso un po' in vacanza, però abbiamo bisogno anche di giocatori già pronti nell'immediato. Un, att un attacco eh, ovviamente lì davanti che ho visto che anche che era in vacanza al mare in spiaggia con la sua dolce metà Moise Kenner è rimasto lì se si è presentato ancora in forma e insieme a un chiese Pogba ribadisco che stanno continuando a lavorare è sicuramente un'ottima notizia eh, per concludere io voglio tornare un attimo sul discorso legato a Prisma e alle dimissioni mm, come potete vedere per il momento perché non è finita qui ma per il momento Sembra essere finita qui. Perché? Perché comunque, ripeto, dalle dimissioni del CDA in poi, a livello sportivo, non ci sono state delle notizie, non, non c'è stata una novità. Sono sempre state riportate intercettazioni, sempre riportate elaborazioni della realtà, quello che sarebbe potuto accadere, ma nulla più. Infatti, anche ieri, quando mi è capitato di leggere eh, che un'intercettazione eh, dava... Era contenuta la valutazione di un ex dirigente della Juventus, mi pare Re, che diceva che il prezzo di Arthur non era di 75 milioni e che assolutamente non corrispondeva alla realtà. E anche lì ho visto le persone indignate, ecco lo sanno anche loro. Addirittura stavano parlando di un acquisto della Juve, nemmeno di una cessione. Perché se mi dici: Piani, ce non può mai valere 75 milioni, quei soldi li metto a bilancio per l'uscita, quindi per l'entrata, cioè è più un danno, cioè Arthur rimane un problema per la Juventus adesso, proprio perché era stata fatta quell'operazione lì, invece ho visto che le persone si sono indignate anche per questa cosa qui, anche per questa cosa puoi... parentesi, come se ci fosse bisogno di intercettazione per far capire che Arthur non vale effettivamente 75 milioni di euro, come l'ha pagato la Juventus, poi pagato tra virgolette, perché appunto c'è stata l'uscita del Pjanic, ma Juventus ha tirato fuori anche del cash, però in questo momento Arthur è un giocatore che ha un valore di mercato troppo elevato e un residuo bilancio troppo elevato, per quello che è la valutazione di Juventus, secondo il bilancio, per evitare di fare minusvalenza. Un giocatore con una condizione fisica non accettabile, anche al Liverpool l'abbiamo visto, sta facendo fatica. Eh, gli infortuni continuano a inseguirlo. Uno stipendio elevato, perché è un calciatore che giocava a Barcellona, è un giocatore che da Barcellona almeno è voleva è nirvia. via. Ed è un calciatore che in questo momento, proprio come livello, che passa anche da, dagli infortuni. Non è accettabile, non è presentabile a questi livelli, scusatemi il gioco di parole. Un po' come sto vedendo anche per Paredes, comunque: eh? perché Paredes che, che perde i gradi di titolare all'interno della nazionale argentina, qualcosa vorrà pur dire. Cioè Ronaldo che perde i gradi di titolare al mondiale all'interno del Portogallo, qualcosa vorrà pur dire. Cioè, io credo che queste competizioni qua poi sono anche una sorta di tagliola che ti fa capire veramente. Il momento di forma fisica di alcuni calciatori o il momento in cui escano definitivamente dal calcio che conta, o dal calcio che conta a questi livelli qua, ovviamente. Quindi vediamo che cosa succede, perché comunque mm, ribadisco, per adesso non stanno uscendo fatti, notizie, cose concrete effettivamente. Vengano sempre portate alcune informazioni proprio perché ieri noi io non, non ci siamo visti, ieri no? Ho deciso di, di non far video però il giornale non è che può decidere di non uscire, di qualcosa deve parlare e va bene, può parlare del mondiale, può fare approfondimento, ribadisco un mondiale in inverno senza Italia, dove si stacca il campionato c'è un po' di disaffezione nei confronti del mondiale l'ho notato anche quando mi commentate video e mi, dice, e mi dite eh, sì però il mondiale io non me lo sto godendo io ripeto dall'eliminazione diretta in poi sì me lo sto godendo Ma i gironi per me sono stati qualcosa di nauseabondo mi sono guardato la partita dell'Argentina contro l'Arabia Saudita mi sono guardato la partita dell'Argentina contro la Polonia e mi sono guardato Spagna-Germania e, e la prima del Brasile mi sono guardato quattro partite ai gironi che non me ne fregava probabilmente niente dei gironi perché non avvertivo quella tensione lì. Eppure, adesso, invece, me le sto godendo. Purtroppo, ieri sera la Francia non me la sono vista come non mi sono visto la sera prima, l'Argentina con la Croazia, perché sono, andato, sono uscito a cena tutte e due le sere. Però le partite delle 16 me le sono guardate e sono state anche molto interessanti. Ed è per questo che torno a dire: ragazzi, non credete, a tutto quello che scrivono non credete a tutto quello che buttano in questo momento nel calderone perché è vero che sicuramente Juventus c'è cioè, un'indagine in corso e potrebbe essere punita, potrebbe esserci un processo che andrà a giudicare l'operato della dirigenza Juventus sia a livello penale sia a livello sportivo però per il momento c'è anche tanto da scartare, proprio perché è un periodo privo di informazioni ricordatevela sempre questa cosa, non scartatela mai a priori, e buona domenica buona domenica a tutti, cercate di di passare eh, un giorno di riposo perché poi da domani si ricomincia, anche se siamo sotto Natale. Dai!